Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quido sul server 2 con Peggle e con un nuovo personaggio, il carismatico granchio Claude. Claude, zut! Mio è il potere del flipper. Adesso vediamo. Colpisci il tondino verde. Fai click dove preferisci per attivarlo. Prova a attivarlo. Allora, vediamo un po'. Ah, sui laterali poi ti rispedisce su. Beh, un ottimo power. Se lo sapessi usare anche ogni tanto, questo potere. Adesso si cominciano a rompere i cosi. Flipper mania. Ma è sgravissima questa cosa, scusa. Dipende dalla mappa, perché se la mappa non c'ha i laterali, no, te la pigli nel culo. Però, no, dovevi rilanciarlo. Hai ragione, sono uno stronzo. Vai, prova tu. Oh, tocca a me. Quanti voto? Due voti, quindi tre. Ogni pallino verde è tre colpi di flipper. Però diciamo che sì, è un po' più sgravo dell'altro. Però vedi, certe volte non serve. Però cazzo, ti ripesca una palla che pensavi fosse andata, quindi è è grandioso, cazzo. Bene, allora, la rilanci suissimo proprio. Allora, questo Peggle è uno di quei giochi che nascondono tante sorprese. Cioè, in quale gioco possiamo usare un granchio? No! Ho lisciato l'ultimo. Però molto, ho fatto un macello di punti. In effetti questo in squadra potrebbe essere veramente una svolta. Affanculo. Dai, pensiamo a fare punti. Smettiamola di flipperare come stronzi. Facciamo dei tiri buoni. E Zumba, guarda là, guarda. Che cosa ti riprende Zio Redez? Madonna ragazzi. Mamma mia. Si vede che a flipper ci giocavo da piccolo. Tutti giocavamo a flipper da piccolo. Come andava? Va bene. Più erano 50.000 punti stile mi hanno dato. Non so se hai notato. Notato. Erano i fottuti anni 90. Giocavamo tutti Dai. A flipper. Con il 42 Vietnam. Anche perché sono difficili ste chele da gestire, in effetti. Dai ragazzi. Ah, madonna ragazzi, che tiro. Quello è un tiro lungo, eh. No, non te l'ha dato il tiro lungo. Però che fortuna ti ha dato. Punti stile. Tong. Ecco qua, dritto in buca. Bravo. Non servono un cazzo. Molto, molto quando... ottimo, come si dice. Bom. Proprio palle bonus. Palle bonus. Guarda, guarda, faccio vedere una cosa. Guarda. Pam. Bravo. Non è uscito quello. Bravo, che... bravone. Bravone. Non ce l'ho. Vaffanculo. Bravone. Dai. Adesso ti faccio vedere come si fa a fare festa estrema. Aveva sull'orecchio il segno del serpente. Vai. Festa estrema, ragazzi. Festa estrema. Guarda sto 100.000 come te lo prendo. No. Ah, però 50.000, dai. 50. Oh, allora, il personaggio di Claude, il simpatico granchio con le emorroidi. Carismatico come. Carismatico, ma con le... Dagli un colpo. Blue. C'è un pesciolino sulla linea di tiro. Dagli un colpo per... Dagli un colpo che vuol dire? Devi dare una bottarella. Però adesso perché ci ha tirato Redez, sappiatelo. Quindi adesso se la palla va a fanculo. No, cazzo. Però ho fatto la via, vedi? Sì, hai fatto la via, ma il pesciolino sta sempre in mezzo. Il pesciolino lascialo là. Bravo, hai attivato le chele magiche. Niente, non ti sono servito in merito, cazzo, in cuffio. Ting. Senti, ecco il tiro, il grande, eccolo. C'è necessità di eliminare quella triglia là in mezzo. No! Vaffanculo. Dai, sparagli in testa. Guarda. Boom, headshot. Se n'è andato. Ah, si è messo dall'altra parte sto rompicoglione. Oh! Corri! Non va. Ah! No, è stato colpo di Sinergo. Vai. Devo fare ancora l'abitudine a poter interagire. Madonna! Ragazzi, 100.000 di 7 punti in un tiro. Credo sia il mio record personale. Vince anche all'Enalotto nel frattempo. Vai. Ed è festa. Non ce la faccio a fare festa estrema. Puttana di mammita. Pesce di merda. Dai, abbiamo 65 palle. Non è un problema. Aspetta, no, ce la devo fare. Aspetta, che la calcolo. Adesso assistere da un nuovo episodio di Redez e la balistica. Però ho preso 5.000 punti stile. Ma d'accordissimo, però non era quello che volevi fare, neanche per scherzo. Però manco tu mi sa, eh. Come? Allora, guarda qua, ti faccio vedere una cosa. Così se non la prendo Bravo. Io al prossimo la prendi tu, eh. Voglio prenderla di striscio. Bravo, 10.000 proprio, te la sei proprio giocati alla gara. No, sbagli.
Attenzione che se prende 100.000 cambia l'asse terrestre. Porco demonio. Infatti vedete ragazzi, l'asse terrestre non può cambiare. Io non ho parole comunque, non ho mai preso niente più di 10.000. Ok, andiamo. Queste onde sono davvero fastidiose, ma con un po' di pratica andrei benissimo. Grazie dell'aiuto molto eloquente. Oh, prendiamo subito queste cose. Le onde del mar. Mi piacerebbe giocarle in due queste... Porca madosca. Ok, allora cerco di fare del mio meglio in questi frangenti. Non servono un cazzo comunque le chele con le mappe di sto tipo qua. Beh, è normale, cioè quando te le fanno provare su una mappa che è proprio studiata per le chele. Ecco, ecco, guardate, punti da... come se piovessero. Punti, tonna. Bella, molto bella. Oh, ho preso anche un po' di punti rally, un po' di punti random. Ancora più punti. Che cazzo. Ancora più, niente. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo a finire questa mappa facendo festa. Madonna. Trema. No. Torna Redez qui. Fa uno di quei colpi. Madonna ragazzi. Ho preso un sacco, 45.000. E poi ci sfidiamo all'ultimo. Dopo che abbiamo preso due personaggi nuovi, potremmo sfidarci all'ultimo sangue. Guarda che bravissimo colpo. Cioè bravissimo e... Dai, ci abbiamo sette palle. Complimenti per la forma smagliante dei tuoi glutei. Niente, vabbè, non ce la possiamo fare. Oh, tonna. Se ci a questo punto... Se non ci fosse stata quella cosa, ma perché devi fare lo sborone, come devi dire? Perché volevo... Vabbè, fai feste estreme e buonanotte. Volevo fare più punti, capito? Faccio feste estreme, ti faccio vedere io come si fanno i punti. Ora prendo 700.000 punti, niente, 50.000. Sto giro mi sa che 10.000 sono i miei, No? Guarda che culo di merda. Guarda. Cazzo, ma ho fatto credere fino alla fine, niente. L'illusione. Livello successivo. Ok, perché a volte la vita ti illude facendoti pensare che vai nel buco da 100. Attenzione che questo, se la prendi bene, fai un botto di punti. Proprio, non proprio così. Però va bene. Vaffanculo però, eh. Allora va, tira Redez. Ti faccio vedere una cosa che ho insegnato quando facevo scuola di marine. L'hai insegnata, è l'istruttore. L'ho insegnata, sì, perché a scuola di marine si faceva peggol. Devi saperle ste cose. Ok, procediamo con i tiri più brutti del mondo. Niente. Mamma mia che angoscia, cioè i bambini piangono. Allora, sì, non stiamo procedendo. Usa le cazzo di chele, ma perché ti scordi? Mi scordo perché non è nelle mie corde in questo gioco. Cioè questo gioco è molto passivo, tu tiri e poi aspetti la tua sorte, capito? Quindi tendo a rilassarmi dopo aver fatto il... Madonna che tiro di merda. Secondo me questa la dovremmo rifare perché stiamo facendo... No, io credo in te. Credo in te e i tuoi riflessi che mi mancano un attimo. Guarda. No, era per la chela. Io ho degli ottimi... Oh, Madonna. Che fortuna. Io ho degli ottimi riflessi quando mi spalmo la testa con l'olio. Questa è brutta, proprio pure da ascoltare. Vedi, e infatti, quando una cosa è brutta, Madonna che tiro di merda che ho fatto. Sono cosciente comunque. Meno male, l'autocritica è il sale della vitica. Oh, che culo, hai preso un altro punto. Però non ce la faremo mai a terminarlo. Ah, prendilo! Vaffanculo, no. Muori. Allora, ascolta, qua dobbiamo giocarcela di tipo profondità. Massaggio di Rechiappe. Sì! Questa l'ho... No, che brutta responsabilità che ho adesso. Dai. Vaffanculo. Chi muore su sto livello perde la dignità di uomo. Ecco. Però uno l'hai persa poco. Vaffanculo, riproviamo. Che palle. Rosse e gialle, vai. Niente, ho fatto più schifo di te. Donna, che liscio! Madonna, che brutto liscio! No, che vedrici. Ci penso io. Madonna. Ma sono bravo, Simone. Hai recuperato la tua dignità, non ti preoccupare. Meno male. Ecco che la perdo adesso io. Adesso ci proverai adesso a recuperare Madonna, la dignità. Madonna. Fermo. Io non ci credo. Fermo! Dai, cazzo! Però devo dire che c'è stato un certo cliffhanger. Vai, oh, adesso le... Vaffanculo! Le chele che userò a mio vantaggio. Così, a cazzo di cane. Si è buggato. Ho buggato Peggle. Nah, Peggle non si bugga, è un gioco molto solido. Porca madasca, però non sale, oh.
Cioè non è come quei giochi di merda. Usa la chele. Tipo quei bastardi sul server, questi giochi di merda che... giochi che si bugano. Vai, usa il potere della chela. Credo nel potere della chela, dai. Niente. Hai rotto il cazzo, entra, entra. Madonna, non entra. È la palla più lenta del mondo al momento. Lezzo, sudicio. Niente. Credo che potremmo andare avanti così per tutta la puntata, forse. Io mi sono fatto già due palle così. Flipper mania. Forse è perché hai fatto rimbalzare un sacco di volte. Oh, la vuoi tirare su sta palla? Ma non ci va. Porca puttana. Ha delle barriere. Che tiro di merda. Dici. Eccolo. Madonna. Palla bonus. Madonna. C'è qualcuno che ha fatto stazione. Oh, cioè abbiamo 5 palle. Oh. Dovremmo operarci allora. Oh, guarda come te ne fa. Guarda. Bravissimo Redez, un'azione veramente degna di nota. Un re per l'appunto. Degna, regna di nota. Fregna di nota. Fregna di nota. No! No, era fatta apposta per ritornare su. Poi prendere il cerchio e girare nel cerchio della morte. Bravo. Questo era un tiro fatto apposta. Allora, adesso abbiamo un problema, giusto? Mo' ci provo, però. Abbiamo un problema. Di che problema si tratta? Non importa. Avevamo una palla sola. Non è niente. Ah, avevamo due palle sole. No, fermo. Sei una merda, mi lasci la responsabilità. Ma no, è impossibile. Non ce la faremo allora, mai. C'è un modo per farlo. Non c'è il modo. Aspetta, devi tirarlo in modo tale che rimbalzi su questo e faccia tatam. È quello che stavo provando a fare prima. Vabbò, sì. Vai! Vabbè, basta provarci parecchie volte. Ultima palla. Come ultima? È ultima palla perché. Bravo. Troia puttana. Ultima palla random. Ragazzi, niente. Tanto, hai capito quello che voglio sì, fare? Ho sì, ho capito, ma se riesce è solo culo, Marco. Guarda che è allucinante. Allora io ci provo questa volta. Vai! Ah! Ah, bisogna anticiparla. Bisogna anticiparla molto. Non bisogna avere paura di mandarla fuori. Che cazzo! Però ci sei, ci sei. Sì, ho quasi capito il tempo. Vai! No! Oh! Ci hanno ridato una palla! Che culo! Sì! No! Ci lecca, però ti ha ridato la palla. Com'è possibile? Non lo so. Abbiamo buggato Peggle. Abbiamo buggato Peggle. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. No! Avremmo rifatto tutto il livello. Ma già, perché ci un paio di volte. Perché ci ridanno le palle? Tanto palla bonus. Buono, buono, ottimo questa. Cioè, possiamo provare in eterno, mi sembra di capire. No! Madonna! No, ma adesso no. Guarda, è difficilerrimo. È tutto nelle tue mani. Oh. Cazzo, ma... No! Ma che cazzo! Però abbiamo provato tipo 700 palle in più, Vabbè, è andata così, ragazzi. Quanto è durato questo gameplay? È troppo. Vabbè, ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Purtroppo è andata così.